Sono Paolo Lais, il sindaco di Coazze, un paese di montagna, diciamo il paese più di montagna della Val Sangone. I motivi che ci hanno spinti all'incontro con il presidente Saitta sono tre e un progetto. Il primo motivo è la nostra scuola, la scuola elementare, una scuola che è diventata troppo piccola per il fabbisogno del nostro paese. L'incremento demografico ci ha imposto di doverlo ampliare e dobbiamo farlo assolutamente entro poco tempo. Questo è il primo motivo. Logicamente ci mancano i soldi. Il secondo motivo è stato causato dal vento che in questi giorni ha, diciamo pure, devastato la nostra vallata. All'interno del parco comunale avevamo una tensostruttura che ci dava la possibilità di fare i nostri spettacoli, di fare le nostre manifestazioni. È stata particolarmente danneggiata. Dobbiamo assolutamente ricostruirla. Il terzo motivo è rappresentato dalla strada provinciale per la borgata che si chiama Forno. In questa borgata abbiamo l'ossario, che è il monumento alla resistenza più rappresentativo non solo della nostra vallata, ma anche dei paesi vicini. Quest'anno, come tutti sanno, ci sarà il 60° anniversario della Resistenza. Lungo questa strada passeranno tantissime persone. È una strada ormai diventata troppo stretta in tanti punti. È una strada senza possibilità di parcheggio. È una strada il cui ponte non dà la possibilità ai vari autobus che arrivano di circolare con sufficiente disinvoltura. E soprattutto in questi ultimi anni ha dato origine a parecchie frane che solo per pura fortuna non hanno causato danni decisamente gravi ed irrimediabili. Noi dobbiamo fare in modo che questa strada venga rimessa a posto. Il progetto è anch'esso relativo alla resistenza. Noi vorremmo fare in modo che i figli, i parenti, gli amici dei partigiani che hanno pestato il nostro suolo, chiamiamolo, che hanno calcato le nostre montagne, che hanno calcato i nostri sentieri, le nostre strade, abbiano la possibilità di vedere anche loro questi sentieri, queste strade. E vorremmo farglielo fare con un GPS in mano, un GPS che possa dirgli quali sono i punti più significativi della guerra partigiana in valle. Grazie.